Benvenuti in questo secondo video dedicato al Brazilian Jiu-Jitsu per principianti. Per chi si fosse perso l'episodio precedente, ve lo lascio qui in descrizione, andatevelo a guardare perché oggi partiremo dal punto in cui siamo rimasti nel precedente episodio. Oggi vedremo un ribaltamento quando abbiamo l'avversario sopra la nostra pancia, in quella che nel Jiu-Jitsu viene chiamata posizione di monta. È una posizione scomoda per chi la subisce. Vediamo oggi Mari come si gestisce in questa situazione. Ricordiamoci sempre che nel Brazilian Jiu-Jitsu, diversamente dal combattimento in piedi, la guardia è rappresentata dalle sue gambe. Quindi se durante la lotta io riesco a oltrepassare la sua difesa, ottengo una posizione di vantaggio, non solo in termini di punteggio agonistico, ma anche proprio in termini di efficienza del combattimento. Quindi ora stiamo dando per scontato che abbiamo già oltrepassato questa posizione e siamo arrivati sopra la sua pancia in quella che viene chiamata mount position, quindi posizione di monta. Questa è sicuramente per me una posizione molto vantaggiosa, per lei è esattamente il contrario. Lei da questa posizione sfrutterà un punto fondamentale, spinta delle gambe, movimento del bacino per creare in me uno squilibrio. Quindi se io sto cercando di attaccare, nell'istante in cui io predispongo i miei attacchi, da qui lei sbilancia creando un piccolo sbilanciamento. Adesso avvolgerà un mio braccio e legherà con il suo piede il mio piede. Questi due dettagli sono importanti perché dovrà ribaltare il mio corpo da quella parte. Quindi vuole evitare che io vado a mettere quello che in gergo viene chiamata base, cioè un punto di appoggio. Quindi, eravamo in questa posizione, lei sfrutta spinta delle gambe e del bacino per creare un piccolo squilibrio. Da questo punto cerca di avvolgere il mio braccio e catturare la mia gamba. Ora, facendo un ponte, alzando tutto il suo bacino e perno sulla spalla, mi ribalta, ottenendo così una posizione per lei sicuramente più vantaggiosa. Da qui però la situazione non è finita, perché siamo arrivati in una posizione sì per lei più comoda, ma comunque anche agevole per me, per il mio tipo di lotta. Quindi lei dovrà uscire da quella che viene chiamata la mia posizione di guardia, che tendenzialmente dovrà essere chiusa con i ganci. Quindi rivediamo una volta il passaggio e poi proseguiamo da qua. Abbiamo raggiunto questa posizione, lei esegue un piccolo sbilanciamento, avvolge e mi ribalta. Arrivati a questo punto dovrà uscire, mani sui miei fianchi, quindi va bene il pantalone del kimono o anche sulla cresta iliaca, quindi dove ho le ossa del bacino, delle anche. Con i gomiti farà perno per aprire le mie ginocchia, punterà un ginocchio dietro il sedere e ruotando il bacino crea spazio. Arrivati a questo punto dovrà oltrepassare le mie gambe andando a controllarle e posizionandosi in un'altra posizione vantaggiosa per lei, ginocchio sullo stomaco, con un controllo sul mio bacino e un controllo sul mio collo o comunque sul mio bavero. Quindi rivediamo questo passaggio, mani sulle anche, libera, oltrepassa e arriva in controllo. Ora potrebbe essere che da sotto io, per cercare di liberarmi, una cosa possibile da fare è quella di allontanare lei spingendo con le braccia e portandomi su un fianco. A questo punto la sua azione prosegue andando dietro la mia testa e finalizzando ancora una volta con l'arma. Abbiamo così terminato per oggi la nostra piccola sequenza, abbiamo volutamente fatto una piccola combinazione con un inizio e una fine, cercando di dare solamente quelli che erano un po' i dettagli essenziali, ma senza entrare troppo nel sottile, proprio perché questi video sono rivolti
a un'utenza base, quindi chi vuole avvicinarsi da zero al Brazilian Jiu-Jitsu o comunque le discipline di lotta con il kimono. Quindi troppi dettagli in una volta sola sicuramente creerebbero solamente confusione. Non mi resta che augurarvi un buon allenamento, provate queste sequenze e se avete bisogno di qualsiasi indicazione in più rispetto ai dettagli magari spiegati in video, lasciatemi un commento qui sotto, sarà mia premura rispondervi al più presto. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per attivare tutte le notifiche. Ciao a tutti e buon allenamento!